5 cose da fare e non fare quando stiamo male, soffriamo, abbiamo un dolore. Non so se l'ho mai detto qui su YouTube, ma sicuramente negli altri miei canali questa cosa è già emersa più volte perché non mi fa nessun problema parlarne, anzi, penso che sia molto utile. Da qualche anno a questa parte mi è stata diagnosticata una malattia autoimmune che delle volte mi impedisce proprio di fare le normali cose quotidiane. Quindi sto molto male e a volte proprio non ce la faccio in nessun modo, neanche se volessi proprio con tutta me stessa. Quindi mi viene in mente che potrei, senza essere nessuno, dare 5 piccoli consigli su che cosa fare o non fare quando stiamo male, questo in tutti gli ambiti, sia psicologicamente che fisicamente. Prima cosa da non fare, combattere contro il dolore strenuamente e cercare di annullarlo. Il dolore, che sia esso psicologico o che sia fisico, ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di fluire. Non è una cosa che noi possiamo chiudere in un cassettino e fare finta che non esista, perché questo diventerà sempre più grande. Il dolore va affrontato, va curato se è possibile, va lasciato sedimentare come se fosse un buon vino che deve stare in una bella botte di legno, in barrique, e diventare ancora più buono, diventare qualcosa di straordinario. Altra cosa da non fare, pensare che se non stiamo sempre sul pezzo, ci sia qualcosa di sbagliato in noi. Questo è un meccanismo un po' malato che ci viene da questa cosiddetta società della performance, cioè dove noi dobbiamo essere tutti sportivi, performanti, stare sul pezzo, avere successo. Ma io vi chiedo, e se non volessimo avere successo, se non volessimo stare sul pezzo, ricordiamoci sempre che noi facciamo il nostro percorso, non possiamo fare il percorso degli altri o delle altre persone. Quindi non ha senso paragonare il nostro cammino al cammino degli altri, perché ognuno ha la sua strada. Cosa da fare, invece? Ricordarci sempre che noi non siamo la nostra malattia, noi non siamo il nostro dolore. Una malattia, un dolore fisico e psicologico non ci definiscono, non ci contraddistinguono, noi non siamo solo quello, siamo delle persone umane, degli esseri umani con mille sfaccettature, mille cose bellissime e bruttissime insieme e il dolore è solo una piccola parte di quello che noi siamo, non è il nostro tutto e non è soprattutto la nostra etichetta. Cosa da fare? Delegare. Di solito cerchiamo di dimostrare agli altri che non siamo fragili, perché guai a mettere il nostro dolore, e quindi ci sovraccarichiamo di lavoro. Vogliamo dimostrare a noi stessi e agli altri che ce la possiamo fare anche da soli. Ma questo è sbagliato sempre, è sbagliato anche quando stiamo bene, figuriamoci quando stiamo male. Il delegare è un'opportunità grandissima perché ci pone nella condizione di chiedere aiuto e di offrirlo a nostra volta quando ci viene richiesto. Quinto punto, sempre sul fare, riposarci e prenderci il tempo della cura di noi stessi. Perché cerchiamo sempre di combattere la malattia, no? Proprio perché bisogna stare sempre sul pezzo, allora ancora prima che ci venga il raffreddore, siamo subito lì a prenderci la medicina per cancellare i sintomi. Invece questo va accolto perché il processo di guarigione è un processo fatto con un'onda dove prima si sta male e poi si guarisce. Non si può pretendere che la guarigione sia sempre piatta. Questa è la cosa fondamentale, prenderci il tempo di stare a letto, riposare, prenderci cura di noi, perché noi siamo quanto di più prezioso abbiamo per noi stesse e per noi stessi.